Come Va va? bene, bene, Ma bene, va bene. sei romano o napoletano? No, no, napoletano, napoletano. No, intendo adesso. Ah, adesso stiamo a prendere una preparazione di una cosa, quindi devo allenare il mio udito al romano. Al romano, vabbè, ma è per caso, si tratta per caso di un corto? Sì, è la stessa cosa che sei tu, sì, però anche per altre cose, Non si sì. possono svelare. No, perché diciamo che in questo mondo, così come in tutti gli altri mondi, finché non c'è nero su bianco, dai. Scaramanzia napoletana, dai, mettiamola così. Sì, assolutamente. Senti. Però il progetto di cui parlavi tu, credo sia quello che so anche io, è un progetto molto interessante. Progetto che so, tu hai parlato, quindi Sì, esatto. progetto Ma non molto interessante. sapevo ci fossi tu. L'ho scoperto oggi. Prima di Diciamo. sentirti, mi fa piacere questa cosa. Per chi, facciamo questa brevissima parentesi, per chi non lo sapesse, qualche giorno fa sul blog avevo parlato di un corto autofinanziato da qualunque potenziale telespettatore, no? E realizzato da giovani attori e ho scoperto oggi, prima di sentirti, che ci sei anche tu, quindi è una cosa che mi ha fatto piacere, quindi Sì, il progetto che si chiama Cardinia. esatto. Ed è molto interessante, un'idea molto interessante, ma a prescindere, ti ripeto, da quello che sarà il corto, mi piace proprio l'idea, il fatto che la gente possa collaborare per creare un qualcosa che poi, ti ripeto, può piacere o meno, ma almeno si dà spazio ai giovani, si danno aiuti, si danno possibilità. Ecco, vedi, è quella che ho avuto io in Gomorra, quella che mi hanno dato, cioè mi hanno dato la possibilità di dimostrare, di far vedere quanto valgo. E al giorno d'oggi, dove veramente le possibilità sono poche, la Però devo. ti devo dire una cosa. A me colpisce un aspetto in particolare, cioè parlando con te. E si ha la sensazione di avere a che fare con una persona che tutto è fuorché napoletana. Nel senso, eh sì, è cosa che presumo sia indice di un bel corso di dizione e quindi di uno studio che è stato fatto prima di arrivare a questo. Guarda, la recitazione è sempre stato il mio sogno. Io sono cresciuto a Mognano di Napoli, che praticamente è 10 minuti da Napoli centro, fa parte di quell'interland, sai, con Giugliano, Marano, Secondigliano, cioè quella zona bellissima, ma purtroppo che balza troppo spesso agli onori della cronaca per altre vicende. Avendo questo sogno, sai, quando sono arrivato ai 18 anni, dove dovevo scegliere che cosa volevo fare, non la vedevo una possibilità concreta questa qua della recitazione, di seguire questa mia passione. Perché dicevo, sì, vabbè, cioè, mica prendono me, chi so io, appunto. E quindi iniziai a lavorare, ho lavorato per 6 anni in un fast food, e non me ne vergogno, anzi mi è stato utilissimo questo, innanzitutto economicamente parlando, ma anche a livello di esperienze e tutto. E poi a 24 anni invece ho deciso di dire, cioè, ma proviamo, provaci, tanto piuttosto vivi cioè preferisci vivere col rimpianto di non averci provato. Così ho iniziato a fare un corso alla Scuola di Cinema di Napoli, che sono qui a Napoli, sono delle persone molto preparate che innanzitutto, a prescindere dalla preparazione che mi hanno dato, mi hanno fatto capire se ero in grado oppure no, perché poi ecco, le opzioni sono così, però cioè, bisogna vedere se sei in grado oppure no, non si nasce attori, questo che spero sia un'idea, una concezione universale, perché la recitazione è un'arte. Poi poco dopo mi sono trasferito a Roma circa 4 anni fa, dove ho studiato con Beatrice Bracco, che purtroppo non c'è più, ho studiato con lei 2 anni. È stata la chiave di volta della mia vita, sia umana, uomo proprio che artisticamente parlando. Mi ha aperto un mondo.